Assessore, dal 1 febbraio gli ultra cinquantenni dovranno mettersi in regola con le vaccinazioni pena contravvenzione, però in Abruzzo non mi sembra che ci sia tutta questa voglia poi di mettersi in regola da parte degli over 50. La nostra regione ha aperto una campagna vaccinale a 360 gradi, abbiamo aperto sia ai bambini, alle gestanti con campagne di informazione. Siamo attenti a tenere anche questi centri vaccinali aperti sia di giorno che di notte per ampliare, per dare maggiore possibilità a tutti i nostri corregionali di potersi vaccinare. Abbiamo avuto un aumento di richieste all'inizio, devo purtroppo constatare che nell'ultimo periodo c'è meno richiesta e questo ci preoccupa perché vuol dire che resterà una fascia di popolazione non vaccinata e come voi sapete la percentuale dei ricoverati alta purtroppo appartiene proprio a quel target di popolazione. Ma gli over 50 che ovviamente devono mettersi in regola e che ovviamente devono anche lavorare, beh, come la mettiamo? Ma io mi auguro che questi pochi giorni che restano, dando anche la possibilità di usufruire di tutte le nostre postazioni, siano fondamentali per recuperare questo gap. Centri vaccinali che funzionano un po' in tutta la regione, ci sono poi gli open day. Sì, ci sono stati e ci saranno gli open day, possono recarsi a vaccinarsi anche senza prenotazione, quindi proprio per dare maggiore stimolo, stiamo ponendo un'attenzione particolare e devo dire che, ripeto, abbiamo questa fascia ancora con delle resistenze. Per quanto riguarda i Novax in generale, Riguardo ai Novax, c'è un dato statistico della nostra regione che equivale a un 85% dei ricoverati che sono tra coloro che non si sono vaccinati oppure coloro che non hanno completato la vaccinazione. E questo è uno degli elementi che poi incide come indicatore per il cambio di colore, perché l'occupazione dei posti letto di terapia intensiva resterà un indicatore fondamentale per il passaggio di colore.